120 cavalli di pura follia. Lotus Elise perché io ero nata nel 93 quando è nato il progetto della Lotus Elise e mio nonno ha pensato che avrebbe potuto portare fortuna darle il mio nome. Gli ingegneri volevano chiamarla M111, ovvero il numero interno del progetto. Però mio nonno non era d'accordo perché in ogni lingua si sarebbe pronunciato in maniera diversa. Ciao ragazzi, che piacere rivedervi. Sono con Elisa Artioli, nipote dell'immenso Romano Artioli. Se non lo conosci è un po' strano, ma magari sei molto giovane. Allora ti lascio qui sotto un link in descrizione con l'intervista fatta. Personaggio che ha un potere gigantesco all'interno di Lotus, non solo, parliamo anche di Bugatti. Ragazzi, documentatevi, dà il nome, decide di dare il nome Elise per via della nipote alla Lotus. Lotus che ho guidato prima e ultima serie, ora non le producono più. Una storia emozionante. Segui tutto il video, lasciami un commento, mettimi un like e iscriviti al canale e mettiti le cuffie. Se già non l'hai fatto, buona visione. Questa è l'Elise prima serie che ho da quando ho 4 anni, che ha preso il mio nome. E invece questa qui è l'ultima uscita dalla linea di produzione, proprio l'ultimo esemplare, che è l'Elise 240. Questa è del 97, ha la particolarità che ha i freni MMC che c'erano solo all'inizio fino al 98 e è completamente originale, ho cambiato solo le sospensioni. Invece questa qui è anche completamente originale, che appunto è del 2022, hanno esattamente 25 anni di differenza, però il DNA è rimasto quello. Questa pesa 200 kg in più, che si sentono, però ha anche esattamente il doppio dei cavalli rispetto alla prima serie, perché ne ha 240 rispetto ai 120. Che bello il carico che ha lo sterzo. Cambio, innesti corti, veloci. Penso sia ricavato dal pieno questo pezzo di alluminio stupendo. Sono tutti e due un 1800, però uno è Rover, che diciamo era stato utilizzato perché era un motore molto leggero, era il motore più leggero che c'era sul mercato, 4 cilindri, pesava meno di 100 kg. Invece poi la Lotus è passata ai motori Toyota, che comunque sono di qualità anche migliore, possiamo dire. Il Rover alla fin fine non è un motore che va male, però ha sempre avuto un po' il problema della guarnizione di testa e che tende a surriscaldarsi tanto. Sono entrambe un motore da 1,8 litri, però questa ha anche il compressore che si sente che spinge tutto il tempo e c'è sempre la coppia. Sempre coppia, anche ai bassi giri è pazzesco, cioè sembra di avere molti più cavalli di quelli che ha. Appunto questa pesa 200 kg in più, che ovviamente è dato anche dall'elettronica, dai pneumatici, i cerchi più grandi, e devo dire che su un Elise si sentono, perché comunque con 120 cavalli riesce ad andare anche molto forte grazie al fatto che quella pesasse solo 750 kg. Tre pedali, cambio manuale e dinamicità di guida unica. Gli aspetti principali sono rimasti gli stessi: trazione posteriore, il motore posteriore centrale. E poi, ma che onore è per me guidare la Lotus Elise di Elisa Artioli. È una cosa bellissima, unica. È una lama, è chirurgica, è stupenda da guidare, e chi non ha guidato una Lotus lo deve fare, signori, perché è un'esperienza di guida pura,
unica. Il cambio manuale, anche lo sterzo molto diretto, però c'è da dire che questa è un po' più filtrata, è un po' più civile, si può usare, è più comoda. La Noresa ha una macchina un po' più dei giorni d'oggi, anche se secondo me comunque non è una macchina ma è un gioco. Vetri elettrici, bellissimi gli interni, ma la regolazione dello specchietto è sempre manuale, come nella sua sorella maggiore. Qui abbiamo l'aria condizionata, i finestrini elettrici, non come con l'altra che devi girare la manovella. Abbiamo l'ABS e ovviamente un po' più comfort, anche i sedili sono più comodi, però è rimasta comunque pura come l'altra, perché ci sono dentro 5 tasti come in quella e tanto di più non c'è. Molti meno suoni all'interno dell'abitacolo, macchina più filtrata ovviamente, nonostante si rimane nel mondo Lotus, quindi una concezione di auto leggerissima, sviluppata per il puro divertimento di guida, dove tanti componenti sono superflui. Anche se qui abbiamo l'aria condizionata che in una giornata calda come oggi non guasta. Entrambe hanno il fondo piatto, però la differenza è che questa ha il diffusore e anche questo accenno di ala posteriore. Un'ulteriore differenza, l'altra aveva i cerchi 15-16, invece qua sono aumentati di un pollice, quindi abbiamo 16-17. Ho scelto l'oro perché mi sembrava un po' chiudere il cerchio con l'argento che ho ricevuto da mio nonno, l'ha scelta lui ovviamente, e l'oro invece l'ho scelto io. Un po' ha diversi significati, uno l'ho chiamata Sunshine perché è il sole nella mia vita, ma anche l'oro perché nel 2017 la Lotus aveva presentato un'edizione speciale dell'Elise e lì è stato il momento dove mi sono detta devo comprarne una perché mi piace tantissimo. Lotus Elise, che prende il nome della nipote di Romano Artioli, Elisa, che è qui dietro di me con l'ultima uscita. Purtroppo l'ultima prodotta. Che macchine! Questa pesa 723 kg, è incredibile il rapporto peso-potenza che aspetto da sempre. Abitacolo piccolissimo, sono seduto praticamente a terra. Com'è guidare una Lotus? Avete mai provato un kart? È banale dirlo, ma è esattamente un kart un po' più pesante. 120 cavalli sono pochi su una macchina che pesa appena poco più di 700 kg? No, e sono spendibili e sono fantastici, è un piacere guidarla. Senti questo sterzo, questa macchina è priva di ogni tipo di diavoleria elettronica. Non c'è servofreno, non c'è ABS, non c'è servosterzo, non c'è niente praticamente, niente. Solo il puro piacere di guida, la meraviglia delle meraviglie. Io voglio una Lotus, io voglio una Lotus. Che spettacolo! Tutta equilibrata in ogni suo singolo dettaglio. Questo sedile monoscocca, davvero scomodissimo. Per entrare nella macchina si fa una fatica che non hai idea. Guarda dov'è questo montante, ovviamente messo qui per rinforzare il telaio, perché qui andiamo anche a cielo scoperto, signori cari. Non bastava il puro piacere di guida, volevano farci godere anche a cielo aperto. E poi il suo motore centrale posteriore ti fa divertire tanto la guida, abbinato al cambio manuale a 5 rapporti. La macchina non è facile da intraversare perché la potenza non è fortissima, ma nel caso succedesse è molto bilanciata, ha la tendenza ad avere un comportamento sovrasterzante, il che vuol dire che il divertimento di guida è assicurato, ma nel momento in cui parte il posteriore lei rimane molto equilibrata. Il volante poi è molto diretto ed essendo una macchina dinamicamente così leggera la correzione è immediata, perché lo sterzo comunica benissimo quello che c'è sull'asfalto, lo fa in un modo puro, purissimo. E il cambio?
com'è? Veramente una figata, veramente una figata. Le Lotus, signori. 240 cavalli su questa macchina si sentono. Hai l'aria condizionata, la radio. Magari sto invecchiando, però sono tutte cose che sono contenta di avere in questa macchina. C'è anche, vabbè, un po' più elettronica, ovviamente, l'ABS. Quindi si può spingere anche un po' di più. Curva, mamma mia che macchina! Una cosa che mi piace tanto di questa macchina è che è rimasta pura e con proprio il minimo indispensabile, come era il concetto, di base. Saltella, è leggerissima. Grande Elisa che le dà il gas in galleria. Ma che bello è fare un video con una ragazza appassionata di motori che guida due Lotus così e che gli dà il gas. Ci scambiamo le auto, voglio assolutamente provare la Elise 240. Chissà se questi 25 anni di differenza tra loro e l'inevitabile avanzamento della tecnologia hanno cambiato o migliorato il DNA di un'auto che anni fa sulla carta a mio parere era perfetta, ma che ancora oggi è molto molto intrigante, perché ragazzi non è detto che nuovo è meglio. Benone, piano piano ci prendo feeling con questa. Tu come va? Bene, ho avuto 2 minuti dove dovevo riabituarmi alla frizione e gas, che sono quasi gli opposti, però adesso mi sento di nuovo a casa. Elise è un'auto con carattere, fa parte di lei. Io non sono perfetta e dico l'Elise neanche lo è, però mi piace queste sue imperfezioni, è proprio un'auto con l'anima. Wow, ho meno fiducia rispetto all'altra, probabilmente è dovuta dalla velocità più elevata, dalla corsa del pedale del freno più lunga, che mi trasmette meno, semplicemente meno. Ok. Diretta questa, è più leggera, anche si sentono i 200 kg di differenza. Allora io a occhi chiusi, poi non so se anche tu la pensi come me, se dovessi scegliere e allungare le mani, sì, propendo un po'. Aiuto! Lo so che è difficile da dire, però lei mi ha dato proprio una bella sensazione. Sì. Sarà quel coinvolgimento anche audio che c'hai nell'abitacolo, che senti ogni singolo scricchiolio. Quello trasmette, il suono ci porta un po'. Nonostante la velocità sia inferiore, perché questa col volumetrico ha il doppio dei cavalli, sì, 200 kg in più, quindi un rapporto peso-potenza strepitoso, sì, per andare anche forte in pista, sì, ma poi in una strada del genere, in un paradiso così, scendi da là che c'è il sorriso stampato, sì, proprio. Pure su questa, eh! Come se fosse cucita. Sì. Più intorno. Io dico a noi sempre che quella ti dà quella sensazione di quando vai in kart, che di colpo ti senti un pilota, perché sei così connesso, è così pura, cruda, che ti dà proprio una sensazione di guida che nessun'altra macchina. Mi piacciono tutte e due in maniera diversa, perché la cosa bella è che sono la stessa macchina ma diverse. Hai usato il termine giusto, la connessione. Lì dentro sei più connesso con la, sì, macchina immediatamente. È vero. Sei anche seduto un po' più basso. Sì. Se prima giocavamo col metro per vedere l'altezza del baricentro. Veramente una macchina con un baricentro bassissima, una tenuta di strada eccellente. Mm-hmm. E poi tre pedali, cambio manuale, sì, sì, ok, poi ce l'ha pure questa. Poi qua il cambio aperto, bellissimo. Bellissime. Sì. Sono rimasti fedeli alla tradizione e ci hanno portato avanti negli anni anche con la tecnologia. Sì, questa, esatto, è una macchina che comunque ha anche i controlli di trazione rispetto a quella che non aveva l'ABS.
questa sì, quella no, quella non c'era servosterzo, servofreno, ABS, niente di niente. Purissima. Purissima. Guarda che meraviglia quei sedili monoscocca, sono stupendi. Arriviamo alle note dolenti. Questa macchina è uscita di produzione. Sì, e questa è proprio l'ultima. Perché? Io devo dire che a chi piace una Lotus è una cosa un po' di nicchia, nel senso che comunque è una seconda macchina, non è una macchina da tutti i giorni, però deve piacerti quel tipo di... perché è solo per il piacere di guida. Quel tipo di guida, esatto. Sì, sì, sì. Quindi inizia a diventare una seconda macchina, ma è anche una seconda macchina che non è lussuosa. Siccome oggigiorno si vuole la macchina con dentro il tablet e questo e quell'altro. Quindi il problema è che con tutta la robotizzazione, il fatto che loro le facevano a mano, iniziava a aumentare il prezzo, perché stiamo parlando quella tanta lì... Tanta manodopera anche, sì, no? Sì, quella lì era, non dico gratis, ma le vendevano veramente a pochissimo. Adesso un Elise costa quasi 70.000 euro e ovviamente la Lotus non poteva più motivare l'aumento di prezzo, perché costava, a momenti costa di meno la nuova Emira che uscirà, ma perché quella è prodotta da dei tanti robot, quindi si abbassano i costi di produzione, hanno più guadagno. Su questo continuavano ad alzare il prezzo e dopo un po' uno dice: ma mi compro un go-kart per 70.000 euro. Giusto. E quello è stato un po' il problema, sfortunatamente. Quindi la Lotus stessa ha detto: noi non volevamo togliere l'Elise di produzione, ma non potevamo più migliorarla. Fare altrimenti. Che impatto ha avuto tuo nonno tanti anni fa? Di che anno parliamo, quando lui ebbe questo grossissimo impatto in Lotus e anche in Bugatti? Sì, allora mio nonno ha fatto tutto questo negli anni 90. Praticamente la B110 è stata presentata nel 91 e l'Elise nel 95, quindi proprio la B110 è stata presentata ancora prima che io nascessi, quindi non ero presente quando tutto è successo. Sfortunatamente poi c'è stato il fallimento della Bugatti, perché anche lì ci sono state un po' di gelosie e storie varie che sarebbe da raccontare qua un capitolo. C'è l'intervista con nonno, ma ha anche scritto un libro che si chiama Bugatti e Lotus Thriller, dove racconta un po' la vicenda, perché tutti si chiedevano: ma come mai è fallito? E quindi ha cercato poi tramite la Lotus di salvare la Bugatti, ma non è riuscito. Per quello è nato anche il progetto Elise, cioè per quello, nel senso, l'Elise doveva un po' spingere per riuscire a salvare la Bugatti, che stava andando in fallimento. La cosa più importante che mi ha regalato mio nonno è una storia, ma anche una passione. Non è il fatto del materiale o qualcosa, perché magari ci sono quelli che dicono: ama perché non ti ha regalato una Bugatti, ama perché non hai 10 macchine. Però c'è tanta gente che apre la bocca e, sì, e le dà fiato. In realtà questa è una macchina fighissima, sì. Se me l'avessero regalata a me sarei stato ben contento. Ah, io sono contentissima. Questo, ma si vede. E poi guidi pure forte. Prima facevo fatica a starti dietro con questa. Ma che... Fighissimo, no, fighissima sta cosa. È bello vedere una ragazza così appassionata, è una figata, è fantastico. Perché capita veramente raramente. Quindi, ce ne sono poche, sfortunatamente. Sì. Io ti ringrazio poi di avermi invitato, insomma, di aver scelto me per fare questo servizio, questa giornata di guida appassionata tra amici, perché poi così. E quindi è veramente un onore, soprattutto per avermi raccontato questa storia, che poi ovviamente avevo seguito anche sui social di tuo nonno, che è una persona che non la conosco, non lo è conosco. Esplosivo, però è vulcano. È vulcanico. Dovresti conoscerlo. Una persona dal DNA puro rock and roll, come piace a noi, insomma, è veramente figo. Il nonno quest'anno fa 90 anni ed è ancora esplosivo, vulcanico, cioè io ho fatto appunto quel video perché tanti mi chiedevano un po' un video di mio nonno, allora... Ti incanta. Tu apri il video, camera fissa, lui comincia a parlare. Parla per 45 minuti e io sono lì così. Che l'ascolti. Ho sentito quella storia mille volte, ma ogni volta la racconta con un tale entusiasmo che... Poi vabbè, anche il modo in cui la racconta è bello. Sì. È un po' un modo di parlare di altri tempi che ci affascina. Sì. Grazie Eli, veramente, grazie te, davvero, grazie. E grazie anche a voi disgraziati di Officina del Pilota che ci seguite sempre. Io spero, te lo dico col cuore, che
che cominciano ad apprezzare molto le Lotus. Io feci un paio di video e in termini anche di visualizzazioni andarono malino, perché penso che non ho mai capito il perché, invece è di nicchia. Me ne rendo conto, ma noi siamo qui proprio per raccontarvi che queste macchine sono pazzesche. Ma io dico che tutti quelli che l'hanno guidata con me poi se ne sono innamorati. Te ne innamori. Costi di manutenzione bassissimi. Sì. Beh, lei ormai ha acquistato anche un bel valore nel tempo, perché è prodotta a mano, è meravigliosa, però è veramente, consuma poco, il rover va, spinge forte la macchina. Lo puoi sistemare da solo in casa, cioè è proprio una macchina perfetta per chi piace guidare o anche per smanettare. Infatti adesso ci andiamo a fare un altro giretto. E poi una birrina pure. Stasera. Incredibile. Vabbè, io saluto nonno Artioli e gli stringo la mano virtualmente, oppure non so se dovessi avere un giorno modo di conoscere, mi farà piacere. E nel frattempo, ciao ragazzi, ciao.